Sì, no, dicevo, noi di Darsana Pioniere dal 2009 che stiamo studiando la Darsana, e proprio per toglierla da quello squallore in cui era caduta per gli anni di abbandono, abbiamo in realtà in questi due anni fatto un piccolo esperimento. Avevamo proposto alla passata amministrazione una situazione, un restauro temporaneo, in modo che si aprissero le alzaie, in modo che la gente potesse usare la Darsana come cerniera, che era esattamente quello che noi vedevamo in questo monumento. L'immagine che noi ci eravamo fatte era proprio l'immagine dell'inizio del canale del Naviglio a Tornavento, quando c'è a Turbigo, quando c'è questa immagine di verde straordinaria, bellissima, di acque, di natura meravigliosa, e poi man mano un paesaggio che naturalmente cambia, perché nei secoli la città è cambiata, il territorio è cambiato, e arrivare di nuovo in Darsana con questa lentezza appunto della bicicletta o viceversa di un percorso sull'acqua, e ritrovare di nuovo quella immagine stessa, che è lo stesso humus appunto che c'è all'inizio, no, del canale, ci sembrava un'immagine bellissima, e ci sembrava anche piena di significati fra virgolette spendibili, nel senso che una volta che la Darsana appunto sarà riaperta e di nuovo allagata, ci sembrava molto bello poter proporre ai turisti, ai cittadini, eccetera, eccetera, proprio questo percorso slow sulle acque, da natura a natura, con in mezzo quello che poi è successo nella città in questi secoli. Quando ci dicono, ah, ma noi vogliamo ritornare alla storia, la storia siamo noi. Siamo noi adesso, siamo noi con una città che nei secoli è cambiata, che non è più la città che era quando Visconti di Modrone decise di portare appunto i marmi, di regalare i marmi di Candoglia al vescovo che voleva costruire appunto il suo tempio. Non è più la città di Leonardo da Vinci, ma io sono sicura, perché io sono figlia di Leonardo da Vinci, sono figlia di questo territorio, che se Leonardo da Vinci ci fosse oggi sarebbe favorevolissimo a queste isole. Perché? Perché rappresentano proprio quello di cui noi oggi abbiamo bisogno, l'equilibrio, che è sì la velocità che noi oggi tutti esprimiamo nel nostro lavoro, nel nostro vivere questa città, ma abbiamo anche bisogno di un momento veramente di relax, di natura, e questa cosa ci è stata offerta gratis, ed è bellissima. Ci sono stati appunto biologi che sono venuti a vederla, botanici che l'hanno presa come esempio, ed è per questo che noi crediamo che si possa mantenere senza appunto dar fastidio alla navigazione, eccetera, eccetera, ma anzi dando veramente un grande segnale forte al 2015 e a tutti quelli che da tutto il mondo verranno in questa città. Io sono d'accordo con l'intervento di questa signora, e mi sembra che questo aspetto naturalistico, così complesso problema, perché adesso arricchito da queste possibilità di mura, no, da mettere in emergenza, da reperti archeologici di vecchi barconi, no, solo, e la soprintendenza lì potrebbe giocare un ruolo, potrebbe, perché poi vicino c'è il parco dell'anfiteatro romano. Ecco, il parco dell'anfiteatro romano, che io ho intanto dato contro sul volontario del turno, definendo. Io dico, ha acquistato valore, ed è interessantissimo come vista, anche se non è tutto il centro, soprattutto in Milanese, proprio perché c'è intorno anche questa zona di verde, qui c'è questo vento, ho visto qui, queste delineere, ho visto questi alberi, è un pezzo di natura, fra l'altro non è una cosa grandissima, per cui io lo lascerei proprio così, no? In modo selvaggio, lo sistemerei un po', comunque ci guadagnerebbe da questo vista. Perché gli interventi delle tre isolette, oppure di tutta quella parte del cemento per cui taglierebbero i platani, cosa avete detto, di quelle vie, no? È un
continuare a seguire la logica della cementificazione e di territorio. In Lombardia ne abbiamo già cementificato anche troppo, no? Vogliamo che cementifichi? Lasciamolo così, lo stato selvaggio. Sarebbe una cosa interessante per il futuro. Sarebbe possibile incontrare la sovrintendenza, perché sono loro molto determinati ovviamente nel dare questo carattere cosiddetto monumentale, appunto. Loro sono addirittura contro qualsiasi tipo di pianta che superi il metro e mezzo, perché disturberebbe il carattere monumentale. Sono contro qualsiasi inerbimento, perché ritengono che l'inerbimento delle alzaie è contro appunto il carattere monumentale. Come dire, è un aspetto inquietante, nel senso che vuol dire che dal nostro punto di vista sono proprio un po' fuori, proprio scollegati dal resto del mondo. No, io sinceramente questo è uno sfogo, se dovesse accadere che arrivano le ruspe e sbancano mi sento di nuovo tradita, perché se ho votato Pisapia e ho votato voi tutti è stato proprio perché ci ho creduto che fosse finalmente una giunta che non continuasse quello che in fondo faceva la Moratti, perché quello cioè di andare a sbancare l'Oasi, tagliare i platani, spogliare la via d'Annunzio eccetera, è una continuazione della giunta di prima, cioè non ci sarebbe nessuna differenza da questo punto di vista. E di Rospi ne sto ingoiando abbastanza, visto quello che sta succedendo, ciliegi del Naviglio, i platani di San Martini, gli ai cittadini si svegliano, non ci sono più gli alberi. È un tradimento, io lo sto vivendo sinceramente sulla mia pelle come un tradimento, perché ci ho creduto in voi, ci ho creduto, ho fatto campagna, ho fatto di tutto, abbiamo festeggiato, ero tra quelli che quando si avete vinto si è sentita veramente contenta, arrivata. Però ora come ora piano piano si sta smontando tutto, cioè, questa cosa non può succedere. Oltretutto volevo dire, sappiamo tutti che il verde è diventato di verde, gli alberi cioè sono diventati qualcosa per cui litigano le aziende, compostaggio e biomassa, perché questi alberi dove vanno a finire? L'Oasi finirebbe nell'inceneritore, oppure finirebbe nel compostaggio, sì, no, ma le aziende se li contendono, le aziende si contendono compostaggio e biomassa. Quindi sì, e sapere che un tesoro così, che forse è unico in Europa, finisce in compostaggio e in biomassa, perché poi entra tutto nella disponibilità, oltretutto la cooperativa decide cosa fare, la cooperativa decide se rimettere o non tagliarli, la cooperativa si porta via tutto, un conflitto di interesse veramente vergognoso, incredibile, e noi abbiamo questa oasi preziosa che ci è stata regalata dalla natura, definita una piccola foresta padana, e la buttiamo via così, quando la giunta Pisapia, io più che la giunta arancione pensavo fosse la giunta verde, io l'avevo votata per beh, questo. Beh, non esageriamo. Io metto l'ambiente prima di tutto, per me, se rispetti quello... Noi non... Sì, io dico che quando si rispetta l'ambiente, secondo me, viene tutto il resto. Allora, noi siamo qui oggi, ma stiamo mandando lettere di assessore al sindaco da febbraio. Arrivare a questo punto non ce la saremmo veramente mai aspettato con una giunta amica come questa. Non ci hanno mai dato una risposta. Noi abbiamo trovato appunto finalmente in Gabriele Labaiotti della zona 6 e poi appunto in Consiglio di zona 1 un'attenzione solamente nelle ultime settimane. Stiamo mandando mail e progetti, cioè voglio dire, non stiamo facendo solo polemiche e basta. Abbiamo dato la nostra disponibilità, abbiamo spiegato cosa avevamo fatto, abbiamo detto che eravamo dei professionisti, siamo dei professionisti che siamo in grado di fare appunto di dare delle indicazioni anche molto pragmatiche, molto precise. Non stiamo parlando solamente perché vogliamo difendere Gandinelle o i Rospi. Non essere stati mai ascoltati, cioè veramente inquietato. E anche di questo prima o poi bisognerà che qualcuno ci dica perché,